Ancora una volta il tema dominante del messaggio alla città pronunciato dall'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice ieri sera al termine dei solenni vespri cantati sul sagrato della cattedrale è stato il prendersi cura dei fratelli. Don Corrado ha offerto anche altri diversi spunti di riflessione in occasione del festino in onore di Santa Rosalia. Il vescovo ha esordito dicendo che vive, soffre e gioisce con il popolo, indicando che il Signore si prende cura dell'uomo, che non deve sopravvivere ma vivere nella gioia che ci è donata. Affrontando poi l'argomento pandemia, ha detto che viviamo tutti nella stessa casa e ha chiesto un cambiamento guardando verso l'alto per sognare una Palermo più bella, soprattutto nelle relazioni umane. Poi, come fa spesso, ha riproposto il tema dei tanti morti nel mar Mediterraneo per ricordare a tutti come sia importante l'accoglienza e soprattutto nei riguardi di chi soffre. La serata si è chiusa con uno spettacolo di fuochi d'artificio sparati da 5 porti: Sant'Erasmo, Arenella, Acquasanta, Mondello, Sferracavallo, per evitare la concentrazione di folla al Foro Italico. Oggi pomeriggio il solenne pontificale, sempre sul sagrato della cattedrale, concluderà i festeggiamenti in onore della Santuzza. Dopo che la FPCGL ha avviato le cause al Tribunale di Termini Imerese per 21 lavoratori della società multiservizi del comune di Bagheria, per il livello di inquadramento per il quale sono stati assunti, non possono guidare i gasoloni per la raccolta differenziata, il presidente della società Vito Matranga risponde che i rapporti sindacali sono sempre stati improntati nel reciproco rispetto dei ruoli di ognuno e si è sempre lavorato nell'interesse dei lavoratori e dell'azienda. Vito Matranga non comprende i rilievi del sindacato e ha annunciato che li convocherà al fine di discutere di problematiche relative al contratto di lavoro. Intanto Matranga, confermato presidente del consiglio di amministrazione che avrà come collaboratori in CDA Francesca Pampinella e Salvo Sanfilippo, incassa la fiducia della Fit CISL e di Will Trasporti. Grazie ad una squadra di sommozzatori e di un'autogru dei vigili del fuoco intervenuti dal centro di Brancaccio, un peschereccio semiaffondato è stato messo in sicurezza al porto di Porticello. Il natante, per cause accidentali, ieri mattina si stava inabissando sulla banchina di nord-ovest, ma grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine e della capitaneria di porto, intervenuti prontamente, è stato scongiurato il pericolo di affondamento. Il governo nazionale ha stanziato oltre 12 milioni di euro in Sicilia a favore dei centri estivi ricreativi per bambini e minori. A Bagheria e nei paesi limitrofi arriveranno 286.000 euro così distribuiti: Bagheria 153.000, Altavilla Milicia 24.206, Ficarazzi 43.661, Casteldaccia 34.954 e Santa Flavia 30.249 euro. Per bambini e bambine non è un'estate qualsiasi, ha dichiarato Vittoria Casa, presidente della Commissione parlamentare alla cultura. Quasi 2 anni di vita pandemica sono stati una condanna che ha lasciato tracce profonde. Per intervenire subito, il Ministero delle Pari Opportunità della Famiglia ha assegnato ai comuni italiani 135 milioni di euro. Si tratta di uno sforzo per restituire quei momenti di divertimento e spensieratezza che da tempo sono preclusi a causa del virus. È un grande segnale d'attenzione del governo e degli enti locali per la nostra infanzia. In arrivo un bonus di 6.250 euro per l'anno 2021 che non richiede ISEE e che potrebbe fare la differenza per un intero settore, quello del wedding, tra i più colpiti dalla pandemia e quindi dalla crisi economica. Il bonus matrimonio è stato varato dal governo attraverso un emendamento al decreto sostegni bis, anche se sarà necessario ancora un po' di tempo per vederlo attuato, perché prima il decreto legge deve essere convertito. Il bonus sarà attivo non solo per l'intero anno 2021, ma anche per gli anni 2022 e 2023, con la possibilità quindi di organizzare con calma il proprio matrimonio. TV 2000, l'emittente nazionale della CEI, organizza una proiezione speciale a Palermo del docufilm TV 2000, Il dono della luna, in occasione del 397° festino di Santa Rosalia e l'anniversario della strage di Via D'Amelio.
Appuntamento questa sera, giovedì 15 luglio alle 21.30 sul Sagrato della Cattedrale, subito dopo la messa conclusiva delle celebrazioni per la Santa Patrona della città. Interverranno l'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, Fiammetta Borsellino e il direttore di TV 2000, Vincenzo Morgante. Il Dono della Luna, diretto da Gianni Vucai, scritto con Beatrice Bernacchi e prodotto da TV 2000 Factory, intreccia tre storie, tra queste quella di Paolo Borsellino attraverso un'intensa testimonianza di Fiammetta, la figlia del giudice ucciso con gli uomini della scorta della mafia a Palermo in via D'Amerio il 19 luglio del 1992.